Una buona notizia, sono arrivati 33 milioni di euro dal governo per il comune di Pescara per far fronte alle spese e pagare anche i fornitori. È la dimostrazione, siamo all'arrivo di un percorso molto lungo, molto faticoso, ma che alla fine diciamo ci ha dato ragione. Soprattutto adesso ci dà respiro per poter pagare tutte i sospesi che abbiamo, soprattutto di eliminare l'anticipazione di tesoreria che era un peso, un macigno sulle casse del comune, sulla attività del comune di Pescara. Un processo lungo e faticoso che però ha dato anche, come dire, il risultato della assoluta bontà del percorso intrapreso. Il prossimo passo potrebbe essere quello di una minor tassazione di tasse più basse per i cittadini pescaresi. Noi ci stiamo lavorando non solo sotto l'aspetto della gestione economico-finanziaria, ma stiamo lavorando su una serie di risparmi generali, e d'altronde lo vedete sia per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, sia per quanto riguarda le opere di manutenzione, un po' su tutto, cerchiamo anche per quanto riguarda le strutture, cerchiamo di tagliare dove è possibile tagliare, perché riteniamo corretto, giusto ricondurre questa comunità a livelli anche di tassazione accettabili nella misura in cui si compartecipa alla vita di una comunità.